A San Siro tutto quanto fa spettacolo, salvo le squadre milanesi, ben inteso. È più facile guidare una Formula 1 o segnare un gol. Chiedetelo a Paolo Rossi. Ah, sono due cose molto diverse e molto difficili entrambe. Converrebbe sempre segnare, ma purtroppo ci sono anche quelli che non vogliono che tu li faccia. Comunque io ci provo. Provar non nuoce, ma quei furbacchioni del Napoli si sono portati appresso il sole ed una squadra assai in forma che conta su una difesa di ferro. Il Milan è privo di Baresi, Tassotti e Galli. Così butta dentro ben quattro attaccanti, Macina, Hedley, Rossi e Virdis. Ecco cosa dice Lidl. Il pensiero era questo, cercare di giocare più possibile all'attacco proprio per dare impressione al Napoli che eravamo molto forti. È andata buca, quelli del Napoli non ci hanno creduto, così approfittando del centrocampo di cartone del Milan hanno piazzato il primo siluro con Giordano che è andato dentro nel burro della zona rossonera. È stato Bagni a preparare la polpetta avvelenata, la terza sconfitta consecutiva del Milan matura. Il secondo gol lo segna Maradona con un gioco di prestigio, cioè prestigioso. La squadra partenopea si assicura così un terzo posto meritato. Praticamente la partita sembra finita. Il Milan sostituisce Macina col difensore Mancuso ed ha qualcosa da recriminare in area di rigore in chiusura di primo tempo. State appunto seguendo le azioni incriminate, maltrattamenti ad Hedley e mani di Renica, urlano i tifosi del Milan. Nella ripresa il Napoli è soddisfatto del risultato e delega Garella a risolvere le diatribe con gli attaccanti rossoneri. Ecco il portiere partenopeo in azione. Il bombarolo di Bartolomei tuttavia piega le mani al portiere azzurro su punizione. La partita così si riapre. Adesso i rossoneri sono tutti in avanti e sembrano trasformati. Tatticamente sono senz'altro meglio disposti. Comincia un cannoneggiamento che esalta le doti di portiere paratutto di Garella che ad un certo punto, salvando su colpo di testa di Virdis, si sente soddisfatto e ride. Lo stipendio se l'è abbondantemente guadagnato. Nel finale c'è qualche mischia furibonda ed il Milan va molto vicino al pareggio. Insomma, il Napoli forse rischia un po' troppo. I rossoneri adesso non sono fortunati, ma occorre ricordare che l'avvio era stato disastroso. Un buffetto di Garella a Wilkins. Sarà per la prossima volta. Bianchi, che quando vede rossonero da buon ex vince sempre, fa il bilancio di un'annata azzurra. Il nostro è stato un ottimo campionato, anzi un campionato esaltante. Potevamo essere quarti, quinti, era la stessa cosa. Ci siamo stati terzi e secondi meritatamente.